Pensa ad una startup di successo, a quella che prendi come punto di riferimento quando pensi a dove vorresti arrivare. È molto probabile che anche loro siano passati attraverso molti più momenti di difficoltà che non di estasi, che abbiano avuto gli stessi problemi che magari stai incontrando tu sul tuo percorso. E no, non mi sono trasformato in uno speaker motivazionale, questa vuole essere più una conversazione a cuore aperto, diciamola così, che non era programmata sul canale, ma è ispirata da un video che ho visto proprio mentre arrivavo qui per registrare altri video, quindi addirittura gli sto dando priorità rispetto a cose che erano già in programma, perché è un video che mi ha colpito. È un video di Asaf Avindan Antunuar. Questo ragazzo ha fondato una startup nel 2018, startup che si chiama, si chiamava Onyx, che poi è stata venduta insieme a un suo amico e co-founder, ed hanno documentato tutto il loro percorso. Questo video mi veniva consigliato da YouTube da mesi ormai, quindi in realtà l'algoritmo aveva centrato il punto, ma io continuavo ad ignorarlo. E invece è stata un'ottima scelta quella di cliccarci, perché mi ha ricordato tantissime cose anche nel mio percorso di startup come founder, ma anche come impiegato. Questo video mi ha ricordato che la maggior parte della strada che percorriamo quando mettiamo qualcosa di nuovo al mondo è complicata ed è fatta di momenti di delusione, di tristezza, di rassegnazione soprattutto. Sembra che tutto sia fuori dal nostro controllo e che non possiamo fare nulla per migliorare la situazione in cui ci troviamo. Questo video fa vedere quei pochi minuti di eccitamento che hai quando ti licenzi e inizi a lavorare sulla tua startup, per poi passare alle varie settimane di dubbi, di domande, quando cerchi di capire esattamente cosa fare, quando pensi di aver trovato un prodotto, come nel loro caso, e poi devi fare un pivot, devi cambiare completamente idea perché tutti ti dicono di no, perché non ricevi giusti feedback dal mercato. Poi arriva il momento in cui trovi l'idea che effettivamente funziona, quando cominci a intravedere quello che viene chiamato product market fit, ormai termine magico in questo mondo delle startup. E allora lì di nuovo c'è un momento di eccitamento e cerchi di ricollegare tutti i puntini ad indietro, cercando di convincerti del perché quella è l'idea giusta. Magari non lo è e quindi devi ripartire da zero. Nel caso loro l'idea giusta è stata trovata dopo 3-4 idee esplorate, quindi forse gli è andata anche bene. Poi si passa al momento in cui l'idea sembra interessante, le persone ti danno un buon feedback, ma le persone non arrivano. Ci sono vari momenti in cui si fanno vedere entusiasti di andare a parlare con investitori che gli piacciono e poi, registrando qualche settimana dopo, fanno vedere la loro delusione dopo aver saputo di un no. Addirittura fanno vedere come uno degli investitori che gli ha detto di no, uno di quelli con cui avevano parlato di più, è andato a costruire una startup simile alla loro, lasciando il suo lavoro di VC. Quindi veramente un percorso dove la maggior parte del tempo è spesa a raccogliere i no, a interiorizzarli, a farli propri e cercare di prendere da questi no la forza di continuare e andare a cercare altri sì. Sì che ovviamente continuano a essere nascosti tra maree di rifiuti e problemi. Poi da un giorno all'altro arriva il primo assegno da un angel, il giorno dopo arriva il secondo assegno, il terzo giorno trovano un lead investor, e vedere questo momento mi ha ricordato tantissimo anche l'esperienza che ho avuto io da founder, quando ci sono settimane in cui tutto sembra non andare e poi da un momento all'altro qualcosa si sblocca, c'è un piccolo sassolino che comincia a cadere e crea una mini valanga che ti travolge a livello emozionale e pensi di aver trovato la soluzione. E poi dopo lancia il prodotto e di nuovo c'è un plateau, non arrivano più utenti, la beta comincia a avere dei problemi. Anche nel loro caso, 3 mesi dopo aver ricevuto l'investimento, cominciano a dubitare della potenzialità del prodotto, cominciano a ricevere domande degli investitori su come sta effettivamente andando e magari sono anche spaventati di comunicare i numeri, no? Perché senti di star fallendo e adesso hai soldi di altri che stanno bruciando all'interno della tua banca, quindi devi anche fargli sapere quello che accade. Riescono a trovare le forze e a lanciare la loro startup e lì hanno un po' di momentum. Poi ovviamente, come in tutte le storie di questi anni, c'è di mezzo il Covid che dà un grandissimo boost alla loro applicazione. Non ho ancora detto, ma si occupavano di computer vision per gli esercizi, quindi un'app che tracciava quello che facevi a livello fisico e ti dava consigli su come fare gli squat o ti contava il numero degli squat, eccetera eccetera. Ovviamente un'applicazione come questa nel 2020 ha un boom perché tantissime persone cominciano a volersi allenare a casa e quindi cercano questi tipi di prodotti. Hanno tantissimo PR da giornali, telegiornali, e si vede anche il momento in cui attivano la monetizzazione. Anche qui ho rivisto veramente il momento in cui vedi i primi soldi di un cliente entrare nelle tue casse e dici ok, ho qualcosa in mano, qualcosa di concreto. C'è veramente finalmente l'idea di
aver creato un prodotto che le persone sono pronte a comprare. E poi, nel loro caso, si passa alla parte di acquisizione, quindi vengono approcciati da un team di M&A, di un'altra azienda indiana nel loro caso, che decide di acquistarli, passano il processo di due diligence e poi finalizzano questa vendita. Interruzione da Tommaso del futuro, perché proprio in questi giorni ho stretto una partnership con Serenis, un servizio di terapia online, e credo non ci sia video migliore di questo per parlarvi della mia esperienza e del perché vi parlo di questo servizio. Infatti, proprio mentre ero fondatore di una startup, ho cominciato a cercare aiuto con piattaforme di terapia online. Chiaramente mi trovo all'estero, quindi parlare con un terapeuta italiano fisicamente non è per niente facile. E l'ho cercato perché lo stress che deriva dal lanciare un qualcosa di tuo, un qualcosa che molto spesso provoca tensione, ti fa vedere fallimenti, come appunto dicevamo in tutta questa parte di video, è difficile. Io addirittura cominciai ad avere vari sintomi psicosomatici. Solo a quel punto capì che forse aveva senso parlare con un professionista. Provai diverse soluzioni in realtà, e Serenis è quella con cui sono rimasto. L'ho apprezzata particolarmente perché rispetto ad altre mi ha permesso più facilmente di cambiare terapeuta. La piattaforma è super intuitiva, molto facile da usare, soprattutto vi offre la possibilità di fare un primo colloquio conoscitivo gratuito, quindi io vi invito, se siete interessati, a farne una prova. Chiaramente la psicoterapia non è la soluzione a tutti i mali, ci sono problemi e persone che sono aiutate più di altre, però proprio per questo vi consiglio di fare una seduta conoscitiva se siete interessati. Sulla piattaforma sono tutti psicoterapeuti certificati, e soprattutto il farlo online magari può ridurre un po' quelle barriere all'accesso che a volte abbiamo quando pensiamo che sia troppo difficile andare fisicamente. Quindi io spero che questo servizio vi interessi, il link, come dicevo prima, è in descrizione. Fatemi sapere qual è la vostra esperienza, sarei molto curioso, potete scrivermi su Instagram. Vi lascio al resto del video. Ciao ciao! È un video che appunto mi ha smosso, quindi volevo portarvi questa onda di emozioni che ho vissuto per farvi riflettere sul fatto che, anche se in questo momento avete un'idea, avete una startup e ci sono problemi, cose che non funzionano, questo è probabilmente parte di quel 90% del tempo che dovete spendere in questa situazione per poi trovare quegli inflection point che vi permettono di invece avere dei risultati asimmetricamente migliori. Ne parlavamo anche nel primo video fatto sul canale in inglese Dan Smarter, che vi consiglio di andare a vedere, no? Un po' questo discorso degli inflection point. Ci sono piccolissimi momenti all'interno della nostra vita, della nostra carriera, che possono fare una differenza enorme, no? C'è anche il video in italiano tradotto su questo canale, si chiama, mi sembra, Perché lavorare duro non è così importante, non è importante. Chiaramente è un po' un'iperbole, però mi interessa comunicare questo messaggio, specie founder. So quanto sia difficile andare a lavoro tutti i giorni, e il 90% di quei giorni ricevi batoste, ricevi negatività, e poi hai un mese in cui tutto sembra fantastico, hai una settimana in cui tutto va benissimo, e poi ritorni a un momento in cui invece le cose non vanno bene abbastanza. Capita, è parte del percorso, sia personale che aziendale. Chiaramente sarebbe molto meglio passare molto più velocemente. Alcune aziende ce la fanno, hanno l'idea giusta al momento giusto con la giusta esecuzione, ma sono tre componenti che sono solo parzialmente in vostro controllo e che anche i più grandi al mondo hanno difficoltà a controllare e usare a loro vantaggio. Quindi non demoralizzatevi, a volte si tratta semplicemente di prendere il più che possiamo da questi momenti negativi per poi riusare queste energie quando avremo invece la possibilità di trarne qualcosa di positivo. Questo video appunto mi è piaciuto molto perché non è una storia di successo incredibile, la exit non è stata un exit miliardaria, si parla probabilmente di una decina, quindicina di milioni di exit e in share dell'altra azienda, quindi alla fine, chiaro, questi due founder hanno fatto un'esperienza di 2 anni che gli ha dato tanto, immagino, a livello professionale, a livello personale, sanno come creare un'azienda da zero e venderla, e si ritrovano con probabilmente 5 milioni più o meno a testa nelle stock di questa azienda. Non so adesso quanto sia valutata, magari vale molto di più, magari vale molto di meno. Il valore di questo video è proprio la documentazione così cruda, così vera, così diretta del loro percorso. Non hanno tagliato tutti i momenti brutti, sicuramente ne avranno tagliati alcuni, i momenti in cui magari volevano venire alle mani, volevano lasciare da parte il loro co-founder. Un altro momento che mi ha colpito è vedere loro che stanno per assumere il primo impiegato, gli dice di sì addirittura in video, se non sbaglio, e poi la clip dopo è lo stesso founder che dice la persona che ci aveva detto di sì alla fine non si unirà a noi. Un'altra cosa che sembra assurda, ma che capita spesso alle startup, capita spesso ai founder, una persona che ti dice di sì, sei super gasato, sei super emozionato, finalmente hai trovato la persona giusta dopo settimane, mesi di ricerca, e poi
puff, scompare nel nulla. È un video molto diverso rispetto ai video che faccio di solito, però mi sentivo ispirato in questo senso. Spero che vi abbia fatto piacere, spero che vi incentivi a dare un'occhiata a questo video, tanto sicuramente sarà in descrizione nelle schede di questo video, e vi ringrazio ancora per avermi seguito. Ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!